John Crawford, di cui dirige l'annuario Genus Loci. Da 60 anni è impegnato nella tutela ambientale del comprensorio sorrentino. Negli ultimi decenni si è dedicato anche con la pubblicazione di molti volumi alla divulgazione della cultura del territorio e delle sue tradizioni popolari. Nel corso degli anni ha raccolto testimonianze, notizie e documenti con cui ha alimentato mostre e dibattiti sui vari aspetti della storia della costiera, con particolare attenzione all'agrumicoltura e alla realtà rurale. Però che nella tua casa museo hai cose preziosissime di Giovanni Massa e che noi, che poi in pomeriggio alle 2 andremo a vedere a disposizione nostra. Grazie. Quindi per l'occasione è stata fatta questa mostra, quindi andremo tutti a vedere queste belle cose, disegni, attrezzi, progetti, giusto? Va bene, grazie. Grazie, grazie. Questo mi induce a essere rapido e per andare al più presto possibile a vedere queste cose di cui forse scoprirò anche io qualcosa con la tua. No, io volevo. Noi in realtà stamattina stiamo parlando di artigianato, in realtà. Di artigianato, in questo caso di artigianato artistico, perché c'è da. Ecco, io volevo iniziare con un elenco di mestieri, tanto per dire come l'artigianato è radicato in Penisola Sorrentina. E allora leggo: pignattaro, cretaro, filatoraro, vuotatore di mangano, falegname, carpentiere, calafato, sartore, fornaio, funaro, trocciolaro, ceraiuolo, ferraro, stagnaro, bottaro, scarparo, e queste sono tutta una serie di arti e mestieri che esistevano in Penisola Sorrentina, a cui possiamo aggiungere quelli d'arte, che sono orefice, liutaio, ebanista, intarsiatore, ricamatrice, sellaro. Ecco, poi vi dirò perché ho messo sellaro. Ecco, questo elenco si ricava dal documento di Carlo III, che nella metà del Settecento realizzò il catastonciario, cioè la grande riforma fiscale che il re di Napoli operò in quegli anni. E nel catastonciario sono elencate tutte le famiglie con tutti i mestieri e con tutte le rendite. Per la prima volta si tassavano le rendite e non solo gli immobili e le cose. Quindi noi vediamo che già dal Settecento esisteva questa realtà che era in Penisola Sorrentina, faceva parte, diciamo, dell'economia insieme all'agricoltura, erano l'asse portante della vita, dell'attività e del sostentamento della nostra gente. E io posso anche dare una testimonianza diretta di ciò che si può immaginare da questo elenco. Io ricordo quando ero bambino, diciamo parlo di oltre 70 anni fa, mi ricordo di un artigiano che in una grotta di tufo a Pozzopiano, dove adesso c'è quel palazzo di 7 piani, c'era un costone di tufo, entro cui c'erano delle grotte, c'era un cretaro che costruiva, e io guardavo questo cretare costruire, che so, bracieri, salvadanai, corcellini, nocarine, e si vedeva in questo, come con le mani lui riusciva dalla terra praticamente a realizzare questi oggetti, per noi ragazzi miracolosi. Ricordo, siamo proprio nel periodo della Fiera di Sant'Agnello, c'era uno zingaro che veniva tutti gli anni. Si metteva, accendeva il fuoco e produceva oggetti, tanaglie,
palette di ferro che vendeva, e lui si sedeva sui talloni con le gambe incrociate e lavorava questo ferro. Ecco, questa era un'immagine che io mi porto ancora adesso, che è un'immagine che risale al Settecento di Carlo III, all'epoca di Carlo III. Quindi un mondo fatto a mano abbiamo vissuto. Noi, prima di una svolta che c'è stata poi negli anni 50, producevamo in costiere, in penisola, tutto ciò che ci occorreva, in gran parte con i materiali ricavati dal posto. Quindi praticamente si costruiva di tutto. Nelle nostre strade, le strade non erano come adesso utilizzate per attraversare, ma le strade erano l'oggetto, il lavoro quotidiano era, come dice Sergio Bruno in quella canzone, era un palcoscenico dove tutti operavano e tutta la luce del sole, tutti fuori e non solo, una colonna sonora. Oggi abbiamo i clacson delle macchine eccetera, ma c'era una colonna sonora che accompagnava tutti sulle strade, che erano i rintocchi del ferraio sull'incudine, e che erano i profumi del panettiere, le grida degli ambulanti. Io ricordo il rione Pozzopiano, che adesso noi attraversiamo, è così squallido, tutto chiuso, non c'è, al massimo stanno dei depositi, neanche negozi. Quello era un centro commerciale dove c'era di tutto, c'erano tutti gli artigiani di cui la popolazione aveva necessità, dal sarto al ferraio all'armiere. E quindi praticamente i nostri villaggi, che non c'era solo Pozzopiano, ma tutti i nostri villaggi erano animati da questo, da un mondo veramente fatto con le mani. Ecco, io mi viene da dire qualche volta, questo non per fare uno spot, ma se il cuore è la sede dei sentimenti e le mani sono la sede della bellezza, con le mani è stato costruito il mondo. Noi in quegli anni, e stiamo parlando della metà dell'Ottocento, per dare un'immagine della penisola sorrentina, c'era questo connubio tra l'artigianato e l'agricoltura, dove si è realizzato quella che era una struttura economica molto solida, con grandi investimenti. Sono gli anni in cui la penisola sorrentina subisce la prima urbanizzazione, un'urbanizzazione molto legata al territorio e alla cultura del territorio e gli abitanti che portavano questa cultura. Gli artigiani erano non solo i produttori, come pure i contadini, eccetera, non erano solo i produttori di beni, ma erano anche i trasmettitori di una cultura, delle tradizioni. Era il luogo dove era la fucina che custodiva le tradizioni che ci tramandavano. Tradizione, la dizione tramandata. E in quegli anni c'era questa grande attenzione soprattutto sulla piana di Sorrento, la quale ha subito questa trasformazione urbanistica non in funzione delle edilizie, delle abitazioni, ma in funzione dell'agricoltura. Voi pensate che in quegli anni sono stati costruiti circa 100 km di muri di tufo, tra muri di sottoscarpa, muri di contenimento, muri di recinzione, di protezione dei giardini, sono stati costruiti pozzi, sono stati costruiti sistemi di irrigazione all'interno dei fondi, tutto un paesaggio costruito, quando diciamo l'aspetto naturale. Nel piano di Sorrento non c'è niente di naturale, e tutto è stato costruito, ma con una saggezza proveniente dalle tradizioni antiche, da quelle che abbiamo imparato. Tutte queste culture poi sono arrivate 100 anni dopo, nel 1960 sono diventati gli ingegneri, gli architetti, ma la prima urbanizzazione è venuta di fuori dell'interesse della scienza, è nato, come diceva Roberto Pane, come cosa naturale. Le case in Penisola sorrentina sono prodotto della natura,
perché venivano costruiti con gli stessi materiali ricavati, eccetera. Quindi artigianato e agricoltura hanno fatto tutt'uno per portare questa grande tradizione, questa grande la cultura sorrentina. Io dimenticavo di dire, io ci ho messo il sellaro. Il sellaro l'ho messo nell'elenco degli artigiani creativi, gli artisti. Noi non ci facciamo caso, ma io ho conosciuto un sellaro, un vecchio sellaro che aveva radici già nell'Ottocento, che era orgoglioso dei suoi finimenti per i cavalli. Voi se pensate all'opulenza delle carrozze, la bellezza dei cavalli sellati, eccetera, sono altro che Yves Saint Laurent o Armani, erano gli esecutori di una moda e di una bellezza proiettate nel mondo rurale. Ecco perché anche il sellaio insieme a tutti gli altri. Quindi ecco l'immagine. Ora, dovendo dire qualcosa su Giovanni Massa, ecco, io il mio incontro con Giovanni Massa è stato, come al solito, come tante volte è capitato a Sandro, in maniera fortuita e occasionale. Fu chiamata da una persona della famiglia, sapendo delle mie anomalie, in senso che io cerco cose strane, approfondimenti, cose vecchie, diciamo, soprattutto cose vecchie. Lui ha raccolto cose preziosissime, io ho raccolto cose di poco conto, scartoffie, cose vecchie, casse utilizzate negli agrumeti, nei magazzini. Quindi povera cosa rispetto a cose, però secondo me altrettanto ricche di significato e di valenza. E quindi fu chiamato: se ti interessa qualcosa lo prendi da questo laboratorio in dismissione a via San Michele. E allora io andai lì e portai via una macchina abbastanza grossa, feci 2 o 3 carichi di robe, tra attrezzi, disegni, fotografie, reperti vari, eccetera. Avrei potuto portare anche il bancone, eccetera, ma non avevo in animo nella prospettiva che sarebbe state utilissime nel museo di Sandro, quindi li lasciai, chissà dove sono finiti. E quindi ho raccolto queste cose che lei in parte ha visto a casa e che chi avrà pazienza e volontà potrà vedere più tardi. E quindi mi sono occupato di Giovanni Massa. E come sempre capita, e mi è sempre capitato, quando ho trovato una carta, qualcosa, che ho preso qualcosa, ho cercato di andare a saperne di più. E quindi mi sono occupato, diciamo, di Giovanni Massa. Giovanni Massa è stato, lui è vissuto esattamente a cavallo dell'Ottocento e del Novecento, perché è vissuto 40 anni nell'Ottocento, dal 1860, ed è morto nel 42, quindi 40 anni in un secolo e 42 anni in un altro. Quindi è capitato al centro di questa transizione tra il secolo della cultura ottocentesca al secolo del progresso, come nacque il Novecento, nacque all'insegna del progresso. Quindi ha fatto i due. E Giovanni Massa, io non so il padre, i nonni che mestiere facessero, forse uno di questi che ci ha elencato Carlo III, ma lui apparteneva a una famiglia di artisti del legno, perché suo fratello Francesco Saverio Massa è un valentissimo intarsiatore. Conosco un inginocchiatore stupendo, con tutti gli oggetti della passione di Cristo in legno, bellissimi, sono in una famiglia di Sant'Agnello. Suo figlio ha seguito le orme del padre, Pietro, che aveva il negozio dove sta adesso l'Indice a fianco, qui sul corso, fino agli anni 40, agli anni 30 certamente. Quindi Massa, il suo maestro, perché Massa è nato nel 60, molto prima, diciamo 25 anni prima che si aprisse la scuola d'arte di Sorrento, però tuttavia lui ha partecipato, ha seguito un maestro, esattamente ha seguito Antonino Maresca, che era un professore di disegno di bella calligrafia all'Istituto Nautico, era anche un artista
pittore, perché molti dei ritratti che stanno degli antenati, come ci sono gli Augusto Moriani nelle case, tanto osannati, eccetera, ci sono tanti Maresca, come nei ritratti degli antenati, ed era un artista. Poi con l'avvento della fotografia è diventato fotografo, e i ritratti li ha fatti con la macchina fotografica, ma è stato anche il maestro di Giovanni Massa. Voi nei disegni che io ho messo, questi disegni, dopo averli trovati la prima volta, non li scompiamo, non li ha visto ancora nessuno, ma ci sono molte opere diciamo, dei lavori, di esercizi che il Massa faceva sotto la guida di Maresca. E probabilmente, poiché Massa non è solo un intagliatore, ma può essere definito un artista a tutto tondo, perché lui è intagliatore, pittore e scultore. È un'opera di pittura che pure vedrete esposta solo nel mio portone, non dico il museo, insomma, sotto il mio portone. C'è il progetto di un paliotto della chiesa di San Michele Arcangelo, fatta d'acquerella, che è una finezza. Una cosa bellissima, quindi non un semplice intagliatore che lavora con la sgorbia, con i tasselli e con tutti gli altri attrezzi propri dell'intagliatore, ma anche di fino col pennello e anche con i disegni fatti a mano libera. Insomma, è un artista, ci sono puttini di statue che lui ha scolpito, eccetera. Quindi lui era collocato in questo periodo in cui Napoli aveva usufruito di tutto quello che erano l'eredità della grande capitale. Noi sappiamo che Napoli, nel periodo in cui è stata capitale, era una città collegata con le migliori capitali europee, era collegata con Parigi, con Vienna, con Londra. Appena i fratelli Lumière hanno scoperto il cinema, Napoli sono sorti stabilimenti cinematografici, la stessa cosa con la fotografia. A Napoli troviamo fotografi francesi, da Sommer, Giraud, Rive, fotografi da tutte le parti del mondo. Quindi a Napoli c'era una grande cultura, che era una cultura europea, la quale cosa si è riflessa anche in quella che era l'arte dell'intaglio. E non a caso l'ebanista è colui che scolpisce l'ebano, ecco perché ebanista, e dà un'ascendenza, una provenienza francese. Non a caso nel laboratorio di Massimo trovate cadaveri francesi che lui utilizzava nell'interfacciarsi con i clienti nel momento in cui decideva di fare. Quindi l'intaglio, che poi è giustamente l'intaglio, secondo me, il padre nobile dell'intarsio, perché l'intarsio è stato sovrapposto a quelli che erano i mobili intarsiati, soprattutto nei primi tempi, tutti questi ne hai anche in contezza materiale. Sull'ebano venivano applicate madreperla, l'avorio. Quindi diciamo che si è dal Settecento, quando abbiamo in penisola solo opere di intaglio, successivamente abbiamo lo sviluppo dell'intarsio, che poi è proceduto, come ci ha detto Sandro Fiorentino. Ma chi erano i clienti di Giovanni Massa? I clienti di Giovanni Massa erano proprio quelli che, della borghesia napoletana, della nobiltà, ed erano anche della nobiltà sorrentina, della borghesia sorrentina, quelli che in quel periodo amavano, poiché avevano molte disponibilità economiche, amavano attrezzarsi le case il più belle possibile, quindi con i mobili più belli e più costosi e più artistici possibile. Quindi erano notai, medici, armatori, negozi, banche. Noi abbiamo avuto fino a poco fa l'immagine complessiva della farmacia Rolla, di cui ci parlerà poi Assunta Vanagore. Opere che hanno arricchito tutte le case della penisola sorrentina. Noi oggi mostriamo da qualche parte qualcosa,
Ma noi se giriamo per i paesi è facile che si affaccia qualcuno e dice guarda, io ho pure una stanza da letto, cioè, sì, io sì, ho anche un comò di pissi pissi, perché pissi pissi, per dire che pissi pissi non era poi solo che operava in penisola, già abbiamo visto che già Damora, Gargiulo, gli stessi guide che hanno, grandi che hanno fatto opere di intaglio, ma c'erano anche altri intagliatori. A Piano di Sorrente c'era un Anillo d'Otranto, c'era un Costantino Ripoppolo che ha fatto la sacrestia della chiesa di Sant'Agnello, questa è a metà 800. Quindi era un'attività che rappresentava un'economia, noi oggi la vediamo sotto l'aspetto artistico, ma era una cosa che faceva cassetta, che faceva vivere le persone, e quindi con tutte le difficoltà della cosa. Quindi Massa si colloca in questa direzione, quindi in quel periodo che è sempre all'interno di quella urbanizzazione di cui ho parlato prima. In penisola sorrentina sono arrivate famiglie benestanti da tutte le parti del Regno di Napoli. Incominciamo a parte di Leopoldo e Luigi di Siracusa, ma i Colonna, Carlotta, Giusso, i Cosenza, i Volpicelli, i Citofilo Marino, erano tutte persone che avevano case splendide ed erano clienti di questa industria dell'intaglio. Mario Crawford, cioè, diciamo, lo splendore dell'intaglio che si è fatto nella sua villa di Sorrento, la Korchakov, di cui abbiamo visto anche qualcosa. Quindi praticamente questa che oggi è una tradizione era la vita di tutti i giorni. Poi c'è stata una cesura, c'è stato un prima e un dopo. Come c'è stato il primo 800 e il 900, nel 1954 c'è stata l'invenzione da parte di Giulio Natta, premio Nobel, il quale ha fatto il polipropileno isolattico. Che cos'era? Era il mondo di Moplet, ti ricordo, qualcuno si ricorda, i vecchi caroselli, Moplet. E quindi la Montecatini che incominciò a costruire tutto quello che poteva essere utile in una casa, tutta l'oggettistica, tutta l'utensileria. E quindi il crollo a picco dell'artigianato. E quindi quel prima, dove c'erano tutti questi operatori che ancora operavano, successivamente non c'è stato più niente. C'è stato il mondo del Moplen, successivamente c'è stato il mondo dell'Ebole, di Lebole, che ha fatto sparire tutti i sarti con il preconfezionato, e fino al mondo dell'Ikea, che ha tolto tutti i falegnami dalla circolazione. E quindi il dopo è questo. Prima le strade erano il luogo del palcoscenico, oggi sono il luogo del passaggio. La gente passa, cammina, va nel supermercato, non parla neanche con l'esercente, compra, se ne va, e quindi è finito anche il rapporto umano, che quelle personalità, che quelle che i perdigiorni nei saloni, i perdigiorni dal SAT, non ci sono più, non hanno dove andarsene, e quindi stanno in casa a vedere la televisione, oppure a giocare con Facebook o altre magarie di quest'anno. Ecco, questo è il mondo in cui siamo arrivati. Poi ci sono tutte le difficoltà che appalesava Sandro Fiorentino. Io per concludere vorrei dire che vorrei fare una proposta che viene fuori dall'idea che tu hai avuto oggi di fare questo tour, diciamo, di escursione rapida tra Sant'Agnello e Sorrento. Un'idea che si potrebbe attuare, si potrebbe realizzare un disegno di itinerari da percorrere, da far percorrere alle scuole, ai cittadini, ai turisti, diciamo, noi facciamo tutto per i turisti, poi ci dimentichiamo di noi stessi, ma insomma, diciamo di farlo per noi, un itinerario da Meta a Sorrento, sulle orme di Giovanni Massa.